Buongiorno, è giovedì 25 maggio, eccoci al nostro incontro della mattina per leggere insieme quali sono gli argomenti pubblicati quest'oggi dai quotidiani, per leggere le notizie e anche per vedere un po' la veste grafica con la quale sono stati poi pubblicati. Vediamo il Corriere della Sera, titolo in taglio alto, in apertura, l'Europa sul PNRR fate presto. Alluvione, allarme sanitario, mille frane, tensioni sul commissario, Bonaccini non può stare a Roma. Le raccomandazioni di Bruxelles su deficit, catasto e balneari, sull'autonomia è un rischio per la spesa pubblica. La situazione continua ad essere davvero difficile e problematica in tutte le zone colpite dalle inondazioni dei giorni scorsi e soprattutto emergono anche dei dissesti dal punto di vista idrogeologico e strutturale anche che preoccupano non poco, sia sul versante toscano sia su quello romagnolo, quindi Alto Mugello e Romagna. Un paese ostile ai giovani anche sulla crisi climatica è una riflessione di Paolo Giordano. Se è vero che quasi il 70% degli italiani è preoccupato per l'impatto dei cambiamenti climatici e ne riconosce l'origine nelle attività umane, allora un passo avanti importante è stato fatto nella coscienza ambientale collettiva. Razzismo in due episodi, ora la vigilanza diventi spietata, contesto e diffidenza è il commento di Ernesto Galli della Loggia alla luce anche degli ultimi episodi di razzismo che sono avvenuti e sono saliti anche alla ribalta delle cronache. Fiorentina battuta in rimonta con una doppietta di Lautaro, l'Inter vince la Coppa Italia, vince 2-1 all'Olimpico, Lautaro ancora re del gol, l'Inter vince la Coppa Italia. Sono i nerazzurri ad alzare la coppa, in svantaggio dopo soli 2 minuti per un gol di Gonzalez, i nerazzurri ribaltano il risultato, battono la Fiorentina con 2 gol del loro attaccante. Vediamo il Corriere Fiorentino adesso, la fotografia della delusione dei Viola che peraltro hanno disputato una buona partita anche nel secondo tempo quando hanno provato a rimontare lo svantaggio. Illusione Nico, la Fiorentina le prova tutte ma vince l'Inter, ora testa a Praga. Ci ha provato fino alla fine la Fiorentina ma non è bastato. La Coppa Italia va all'Inter per il secondo anno di seguito. Ai Viola restano i rimpianti dopo essere passati in vantaggio. Testa alta ed errori è il giudizio di Ernesto Poesio. Queste sono valutazioni che nel complesso riconoscono anche la buona prova della Fiorentina, anche se qualche ingenuità e ovviamente i meriti degli avversari hanno determinato il risultato. Alto Mugello è tutto da rifare, un titolo in verità piuttosto inquietante. Ponti e strade crollati, fiumi deviati, Giani, la montagna si sta muovendo, non è stabile e quindi bisognerà cambiare i tracciati, dice il governatore. Forse oggi la dichiarazione dello stato di emergenza, il grido di aiuto delle imprese, reggiamo non più di 10 giorni, quindi la cosiddetta Romagna Toscana, l'Alto Mugello che sta vivendo un periodo particolarmente difficile alla luce di quanto è accaduto. Ci sono stati, come detto, notevoli disagi anche in alcuni comuni toscani e la situazione, soprattutto dal punto di vista della viabilità, è compromessa, almeno per il momento. Lo stesso presidente Giani lo ha riconosciuto anche pubblicamente. Qui dovrà passare il tour, una corsa contro il tempo. Un reportage appunto in Alto Mugello, un tratto dissestato, siamo nei pressi di San Gaudenzio, della strada provinciale da cui passerà il tour. Balneari, il demanio avvia gli espropri, parte la procedura in vista della scadenza delle concessioni, assemblea a Viareggio. Vediamo il primo servizio di questa edicola rassegna stampa di questa mattina. La Commissione regionale per le politiche europee e relazioni internazionali ha incontrato a Palazzo del Pegaso gli studenti dell'ISIS Benedetto Varchi di Montevarchi. Al centro della mattinata, al centro di questo incontro, il progetto europeo che vede le classi protagoniste. Servizio di Riccardo Ciccarelli. 84 studenti di 8 classi terze dell'Istituto di Istruzione Superiore Benedetto Varchi di Montevarchi sono stati ospiti a Palazzo del Pegaso per illustrare il loro progetto nell'ambito del bando Erasmus+. Le ragazze e i ragazzi si sono infatti aggiudicati il finanziamento da 30.000 euro offerto dalle azioni Jean Monnet, progetto nato per stimolare l'insegnamento e la ricerca sull'Unione Europea. A ricevere le classi la Commissione Europa e la Quinta, che si occupa anche di diritto allo studio e istruzione. In questo caso c'è una bella unione, perché c'è un'unione fra l'istituzione della Regione Toscana e l'istituzione europea. Io
invito a approfondire questo argomento, perché l'Europa forse noi non la conosciamo così bene. In questo momento i giovani stanno studiando proprio per avvicinarsi alla comunità europea e capire quello che succede, quelli che sono i meccanismi. La docente Sara Tartaro spiega come è costruito il progetto. La prima fase i ragazzi si sono focalizzati su che cosa in pratica l'Europa propone ai giovani. Nel secondo anno invece gli studenti si focalizzeranno sulle istituzioni europee, quindi il loro funzionamento, quali sono. E l'ultimo anno ci sembrava opportuno che loro riflettessero su che cosa invece loro, come studenti, come giovani, possono dare all'Europa. Credo che sia molto importante, sia molto in linea con il lavoro che sta facendo la Commissione Europa, che abbiamo fortemente voluto nell'ambito di questa legislatura. Si parla anche della situazione delle infrastrutture in ambito toscano. Il commissario straordinario al completamento della E78 Massimo Simonini ha incontrato in regione l'assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli e il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. L'incontro ha riguardato l'illustrazione generale del progetto di completamento della E78 con particolare riferimento ai lotti del nodo di Arezzo. Nell'ambito dell'esame dell'iter amministrativo del lotto San Zeno-Arezzo, il commissario Simonini ha chiarito che il termine di presentazione delle osservazioni da parte dei privati in merito alle procedure espropriative decorre dall'ultima pubblicazione, pertanto è da intendersi al 22 giugno 2023, quindi una proroga. Vediamo la cronaca di Arezzo della Nazione, caso Coingas, la verità in 158 pagine, le motivazioni della sentenza, la condanna a Ghinelli, sapeva del patto corruttivo, ci sono dei riferimenti quindi anche a quanto poi è emerso, questo è quanto titola la Nazione, la condanna a Ghinelli, sapeva del patto corruttivo Bardelli-Amendola, pubblica il quotidiano. Le notti dei coltelli, con riferimento a quanto è accaduto a Indicatore, dove un trentenne è stato accoltellato, la polizia sta conducendo le indagini. Scortecci si dimette dalla partecipata, si apre la caccia al successore, lascia quindi Scortecci la guida di Coingas. All'interno questi argomenti vengono ripresi e poi anche approfonditi. Sentenza a Coingas, le motivazioni, i perché della condanna a Ghinelli. Colpo di scena nella società partecipata, Scortecci si dimette da amministratore. Poi la notizia dell'accoltellamento avvenuto a Indicatore, gravissimo ragazzo di 30 anni dopo i fendenti sulla panchina. Sembra che ci sia una questione anche legata allo spaccio, però evidentemente poi dovranno essere i risvolti tutti accertati dalle forze dell'ordine. Ambulanze e caccia ai volontari, misericordia ne manca uno su due e tanti convoca le varie associazioni. Sono giorni decisivi questi anche in previsione della futura erogazione del servizio. Distretto trasloco in vista, guardia medica in centro, parte l'operazione di via Guadagnoli, poliambulatori verso la San Giuseppino. Per le cure domiciliari resta l'ipotesi ex provveditorato, ma non è la sola, quindi si cercano anche evidentemente nuovi spazi più funzionali anche alle necessità degli utenti. Due mari ossigeno per San Zeno, slittano i tempi per le osservazioni, alla luce anche di quanto è emerso dal vertice in regione. Rondine dal Papa prima del festival, ucraini e russi insieme all'udienza. Mercoledì gli studenti della cittadella saranno faccia a faccia con Francesco dopo il momento pubblico. Cresce la marcia della pace, slitta per l'assenza degli alpini impegnati in Romagna, l'apertura della nuova arena. Cronisti in classe, questo è il concorso e il progetto della Nazione che ormai da molti anni sta raccogliendo consensi unanimi e quindi qualche notizia dai territori. Fimer di nuovo con il fiato sospeso, vertice in aziende e sit-in di protesta. Questo per la situazione che si è venuta a determinare. Stamani il doppio scenario della vertenza, 2 ore di sciopero, attesa di garanzie sulla prima liquidità. Il festival Moby Dick a Terra Nuova, attraversata fra gli scrittori, evento culturale di rilievo. Da Cortona parcheggi riapre il mercato, oltre 100 posti disponibili e Spirito Santo a pagamento, quindi una sorta di ristrutturazione della sosta a Cortona.
Scossone Lega cambia al vertice, Storchi lascia ma resta in giunta, Vecchi annuncia la roadmap 2024 perché Storchi lascia la segreteria della Lega di Cortona. Da Sansepolcro svolta per chirurgia, nominato il primario è il dottor Enrico Andolfi, quindi sollievo anche a Sansepolcro, è stata salutata con soddisfazione la sua nomina. Bar storico riapre subito, il timone passa alle figlie, siamo a soci e quindi un'attività che continua regolarmente il proprio operato. Il prossimo servizio a 5 anni dall'istituzione dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego. La Regione ha fatto il punto sul proprio modello di servizi per il lavoro. Il servizio lo vediamo insieme di Massimiliano Mantiloni. Rafforzeremo la struttura dell'Agenzia Regionale Toscana per il Lavoro e il nuovo protocollo con i sindacati, lo hanno detto il presidente Eugenio Gianni e l'assessore Nardini al cinema La Compagnia di Firenze, dove si è svolto Toscana al Lavoro, evento organizzato a 5 anni dalla nascita proprio dell'Agenzia Regionale Toscana per il Lavoro, che ha 800 dipendenti, ma la pianificazione porterà nell'arco di qualche mese a nuove assunzioni, arrivando a 1068 dipendenti. 1068 dipendenti per realizzare una macchina da guerra che consenta di creare 100.000 posti di lavoro nell'arco di questa legislatura, negli anni dal 20 al dal 2020 al 2025. Soltanto nel 2022 dai centri per l'impiego sono state intermediate 27.000 offerte di lavoro, superano i livelli pre-pandemia, per ogni persona presa in carico erogate in media 2,6 azioni di politica attiva del lavoro, una presenza sempre più capillare sul territorio a forte trazione pubblica che vede aumentare utenze e gradimento da parte di lavoratrici, lavoratori e imprese, è il modello toscano di servizi per il lavoro. Risorse importanti che arrivano in Toscana grazie al PNRR, nello scorso anno già oltre 50 milioni a cui si aggiungono i quasi 70 milioni di quest'anno attraverso la misura, la nuova riforma di politiche attive del lavoro GOL, l'acronimo sta per garanzia occupabilità a lavoratori, e accanto a questo poi anche le misure previste dal nuovo patto per il lavoro che abbiamo siglato con la Commissione regionale permanente tripartita e quindi con tutte le parti sociali. Il modello toscano mette al centro i servizi pubblici per l'impiego in sinergia con i privati accreditati. Ecco, questo è il quadro complessivo fatto da Massimiliano Mantiloni. Vediamo il Corriere di Arezzo adesso. Il Papa prego per Bruno Beatrice. Il figlio Alessandro ha scritto al Pontefice. La famiglia lotta per riaprire il processo per la morte dell'ex calciatore. Scortecci si dimette da Coingas. Il sindaco a sinistra qui con l'amministratore unico di Coingas che si è dimesso. Accoltellato a Indicatore, individuato l'aggressore, altra notte di sangue, grave un trentenne. Vediamo all'interno, adesso Beatrice invia lettera al Papa, il Pontefice prego per Bruno. Bruno Beatrice, indimenticato, calciatore Arezzo, Fiorentina e Cesena, oltre la Ternana, alcune delle squadre in cui ha militato. Processo Coingas in 158 pagine, perché condanne a soluzioni, depositate quindi le motivazioni. Accoltellato a Indicatore c'è già un sospettato, quindi ancora la cronaca, trentenne chiama i soccorsi, viene trovato sanguinante su una panchina. Pista ciclabile fino a Ceciliano, si parla quindi di mobilità alternativa. Progetto di fattibilità del Comune, sicura la realizzazione del tratto via Garbasso, via Sanzio. E sono notizie che devono comunque essere accolte positivamente perché una mobilità alternativa efficace rappresenta comunque sempre una valvola di sfogo importante. Io volontario in Romagna, mancano anche i bagni, ci sono delle testimonianze di coloro che sono andati direttamente in Romagna per aiutare le popolazioni così duramente colpite. Poi ancora, il castello non c'è più, la segnalazione di una lettrice. A Villa Severi hanno tolto il gioco per i bambini, mi auguro che venga rimesso anche perché molti bambini si divertivano in quel gioco. Poi notizie dall'Italia e dal mondo, notizie anche con riferimento ai territori. Studenti sospesi lavorano a scuola, questo a San Giovanni, inseriti nel progetto Oltre lo Sguardo. Gli inserti, poi con riferimento anche alle manifestazioni che sono in programma, in questo caso in Val Tiberina, con Food Street. Mercato Vecchio da oggi operativo, nuovo parcheggio a Cortona. Chirurgia, c'è il nuovo direttore all'ospedale di Sansepolcro, il dottor Enrico Andolfi. Poi ancora vandali scoperti dalle telecamere di videosorveglianza, questo a Città di Castello. Ha consentito la videosorveglianza l'individuazione dei responsabili di danneggiamenti alle auto. Poi ancora sempre notizie dal comprensorio del Trasimeno,
e quindi vediamo anche lo sport per terminare. Stasera c'è il Cavallino d'Oro, lo ha vinto Mirko Lazzarini, 66esima edizione di questo premio in verità molto sentito. E poi ancora, Antonio Conte vince il Timone d'Oro, consegna del premio il prossimo 13 giugno. Conte che quindi torna ad Arezzo, che allenò, lo ricordiamo, nell'ultimo anno di Serie B della squadra Amaranto. Possiamo terminare qui, quindi le dico la rassegna stampa di questa mattina. Grazie della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi.